autori che scrissero della Calabria antica concordano tutti su un'origine antica di Soverato. Sembrerebbe indiscusso che nella Marina, e precisamente nella parte nord, doveva esistere un villaggio al tempo della colonizzazione ellenica. E sembra che quel villaggio fosse sorto al tempo in cui i Siculi, tribù di origine pelasgica, vennero a stabilirsi nel Bruzio, come allora veniva denominata la Calabria. Secondo lo studioso salesiano Don Giovanni Gnolfo, il nucleo Siculo, con capanne di tipo italico, doveva essere dove vi è oggi la torre detta di Carlo V, nella località denominata Spina Santa. Sulle pendici di quella collina, infatti, lungo la ex strada statale 106, si possono ancora vedere alcune grotticelle, quasi lambite dalle onde, avanzi di tombe a forno, facenti parte di una necropoli preellenica, e lì furono anche rinvenute alcune suppellettili. Quando i greci antichi sbarcarono sulle coste ioniche calabresi, si insediarono lungo tutta la fascia costiera, integrandosi peraltro con le popolazioni indigene. E sembra attendibile che anche nella zona nord dell'attuale Soverato quei coloni abbiano creato un loro piccolo nucleo. E forse, come accadde per altri luoghi, cambiarono il nome del centro Siculo già esistente. Questo villaggio ebbe il nome di Poliporto. Una relazione su Soverato risalente al 1651 annotava che il villaggio fu molto popolato con fabbriche spesse e con un castello regio, le vestigia del quale erano ancora visibili a quel tempo. Annotava ancora che dentro il mare vi erano fabbriche antiche quali appaiono essere state di molo, difatti manufatti frammisti e scogli naturali affiorano ancora oggi e di subacquei notano imponenti lastroni anche a centinaia di metri dalla battigia e fino a 50 di profondità. Territorialmente Poliporto dovette essere sotto l'influenza di Squillace, l'antica Squillation, che sorgeva nella piana del Corace, e di quella colonia magno-greca ne seguì le sorti sia durante il periodo ellenico che durante quello romano. Annota Gnolfo che in contrada Lei fu trovato un tesoretto numismatico del periodo ellenico, composto da 32 monete greche d'argento del tipo Pegasi, di Corinto e Locri, e di drammi di Taranto, Crotone, Metaponto, Velia, Terina, Eraclea. Sicura testimonianza almeno di traffici marittimi o di passaggi di truppe. Altre monete di tipo siracusane furono rinvenute durante i lavori di sterro per la costruzione della strada statale 106. Di recente è venuta alla luce in località Mortara Ospedale una casa greca del IV secolo a.C. Del periodo romano sono stati rinvenuti cocci e resti di pavimenti ancora in località Spina Santa e resti di tombe con copertura di tegoloni a cappuccina lungo la ex statale 106. Sempre secondo Gnolfo, in località Mortara doveva esserci una necropoli, che spiegherebbe anche il nome della località, mentre l'attuale via Trento e Trieste sarebbe stata l'antica strada romana. Ai margini di essa, così egli scrive, abbiamo notato infatti varie tombe. Nelle fondazioni di una casa alla via Regina Margherita, sotto il pilastro del passaggio a livello, sotto la casa di Alcaro, ai piedi della scala, che porta all'istituto salesiano e in altri luoghi. Né van dimenticati i cunicoli scavati nel tufo arenario e rivestiti di mattoni, nonché, e qui riporta notizie ricavate da un manoscritto, i ruderi di case intonacate, lastricate con simmetria di grossi e piccoli mattoni di creta rossiccia. Anche al di sopra dell'ospedale, continua Gnolfo, si sono rinvenute diverse tombe, a cappuccina o a mezza botte, ma povere di contenuto e di fattura. Queste sepolture si estendevano anche in zona Miceli, ai lati della via che porta al cimitero. In un sepolcro fu trovato un anello d'oro con pietra d'agata forata e sostenuta da fili d'oro, senza saldatura. Sull'agata era inciso uno scarabeo con guerriero. Ma la testimonianza forse più interessante in quel periodo è in località San Nicola, dove sulla spiaggia vi sono i resti di basamenti di Orrea, magazzini oggi insabbiati ma che vengono alla luce in occasione di mareggiate, adibiti a deposito di olio o di cereali, prodotti di cui la zona fu sempre ricca. Nella vicina pianura di Sainaro, oggi in territorio di Monte Paone, in un documento del 1188 si legge che la pianura di Sainaro era nota come Lido di Soverato e che il suo territorio giungeva allora fino alla località detta di Pietragrande. Alcuni studiosi localizzano i Castra Hannibalis, gli ultimi accampamenti.
cioè del condottiero cartaginese, in terra italica. Fonti attendibili individuano invece il luogo dell'ultima battaglia di Annibale alle castelle di Capo Rizzuto o nella piana di Catanzaro Lido. Il nome comunque della località Piano Sainaro o Sanguinaro e più ancora il ritrovamento di armi in ferro, ossa umane e pietre sepolcrali danno per non infondata una tale congettura, per certo che una grande battaglia, se non proprio quella di Annibale, vi ebbe luogo. Sostengono alcuni studiosi che durante il periodo romano nella marina di Soverato ci fu un porto e lo localizzano o nell'area di San Nicola o più a sud, quasi all'inizio del lungomare, lì dove scorre una fonte. Che Soverato abbia avuto in età più recente un porto sembra certo. Lo troviamo indicato in una prima carta geografica della Calabria del 1589. Ne troviamo conferma in un manoscritto del 1651 ed è esplicitamente indicato sulla carta nautica del Ru del 1749 con il toponimo di Suarato. Potrebbe essere che la costruzione di un molo fu realizzata in un periodo posteriore all'epoca romana e poi distrutto durante le incursioni saracene. Tuttavia, il toponimo Poliporto non deve far necessariamente credere all'esistenza di un porto. Secondo il De Riso, l'antico nome magno-greco di Poliporto si trasformò in epoca romana in Paleporto, a ricordo della dea Pale. Sulla origine del toponimo esistono varie congetture. Il nome di Poliporto vive comunque nella tradizione ed è confortata nelle esplicite e significative indicazioni della torre, che per il luogo dove fu eretta è indicata in tutti i documenti come Torre di Santa Maria di Poliporto. Le vicende del villaggio di Poliporto rimasero legate a quelle di Skillation. Dei periodi bui che vennero dietro alla caduta dell'impero, con il dominio dei Goti, non si hanno notizie dell'antica Poliporto, e neppure del periodo della fluttuante dominazione bizantina. Nell'estate dell'813 gli arabi iniziarono le incursioni sulle coste calabresi. Numerosi furono gli emirati istituiti in Calabria, ed uno anche a Squillace, dove gli emiri Astacle e Holbeck restarono famosi per le razzie fatte su tutto il circondario. Poliporto non fu risparmiata, subì anch'essa vari saccheggi e fu poi distrutta. La popolazione fu costretta ad abbandonare il vecchio sito sul mare e dopo un breve peregrinare si insediò su una piccola collina alle spalle del sito primitivo. Con il trasferimento del villaggio fu mutato anche il toponimo in Suberatum. Anche su questo toponimo esistono varie interpretazioni. Secondo il De Riso, esso deriverebbe dal latino super salto, andare oltre. Gli abitanti costretti ad abbandonare il sito distrutto si trasferirono oltre. Sempre in tema di derivazione latina, potrebbe anche essere la traduzione volgare di sub erratum, vagare in alto, il che indicherebbe l'esatta condizione della popolazione del momento. I più concordano su una derivazione da suber, sughero, confortati dallo stemma cittadino, che rappresenterebbe appunto una pianta di sughero. Nelle marine abbandonate si diffuse la malaria. Le comunicazioni, e non solo quelle viarie, divennero sempre più difficili. L'economia si impoverì irreversibilmente. Al mare i paesi ritorneranno dopo quasi 10 secoli. Così avvenne anche per Soverato. Costretti ad abbandonare l'antico sito, gli abitanti della distrutta Poliporto cercarono un luogo più sicuro per ricostruire il nuovo villaggio e che desse maggiori garanzie al loro futuro. Sembra che in un primo tempo gli antichi poliportesi, molti o pochi non si sa, si rifugiarono in una zona interna, in località più tardi denominata Pietà, e dove agli inizi del 1500 sorgerà un convento di padri agostiniani, detto appunto di Santa Maria della Pietà. Potrebbe anche essere che, o prima o poi, quella gente andò a stabilirsi, sempre temporaneamente, nella località detta Serra del Sovero, che confinava con la contrada Russomanno, allora anch'essa in territorio di Soverato, e ciò spiegherebbe anche il mutamento del toponimo. Evidentemente però per motivi di sicurezza gli antichi abitanti di Soverato preferirono costruire il nuovo villaggio in una zona che ad essi sembrava più sicura e di più facile difesa, ed andarono a stabilirsi sulla collina alle spalle dell'antico sito, circondata per buona parte da un fiume a quel tempo navigabile, il Vetrano, oggi Beltrame. Questa altura, pur protetta dalle colline circostanti, consentiva un agevole controllo del mare.
Esposta a meridione, al riparo dai freddi venti di tramontana, essa presentava un declivio ideale ad ospitare il borgo fortificato. Inoltre il fiume consentiva l'accesso alla marina, tant'è che ancora oggi la zona sottostante la porta principale del paese di Ruto, porta di Suso, si chiama Bonporto per la presenza di un attracco situato proprio sotto le mura. Il paesino contava circa 500 anime, un tipico modello di borgo rurale fortificato medievale. Le case dei contadini si adagiano sul fianco della collina, assecondando la natura del terreno e formando così il tessuto urbano dal quale spiccano gli edifici principali, le due chiese, il palazzo baronale e la grande torre, ormai crollata, che sono situati nella zona più elevata del rilievo. Le viuzze si inerpicavano strette e tortuose lungo il pendio, in modo da smorzare il soffiare del vento all'interno dell'abitato. La loro ripidezza le rendeva difficilmente carrabili e pertanto venivano transitate a piedi o con animali da soma. Nei punti più scoscesi, infatti, esse erano gradonate con blocchi di pietra viva e pavimentate con ciottoli di fiume. Partendo dalle porte, queste stradine si snodavano sul declivio e lungo il perimetro della cinta muraria, tagliando il reticolo delle abitazioni fino alla sommità della rupe, dove si collegavano con il sentiero che percorreva l'intero crinale. Il paese fu cinto da grosse mura di difesa, intervallate da torrette di guardia, ed aveva due entrate principali. A sud, la porta di Suso, rivolta a monte e quindi più protetta. A nord, la porta di Iuso, che guardava il mare. Ad ovest vi era poi una terza porta, un passaggio secondario usato dai contadini per accedere all'altura limitrofa. Entrambi le porte introducevano ad un piazzale interno importante ai fini strategici perché consentiva agli abitanti di organizzare la loro difesa. Similmente, la porta di Iuso si apriva su un piccolo spazio da cui partivano due percorsi. Quello a destra conduceva sulla piazza e si inerpicava sulla cima della rupe. Quello a sinistra invece correva lungo il versante esposto al mare, dove vi erano poche abitazioni addossate alla mura, e terminava di fronte ad un edificio chiamato Corte, dove il barone amministrava la giustizia. La natura accidentata dell'area condizionava la forma e le dimensioni degli edifici, le cui strutture erano improntate alla massima semplicità in modo da garantire l'ottimale sfruttamento del suolo e delle superfici interne. I palazzotti gentilizi erano su due piani, collegati da una scala interna in legno. Il pian terreno ospitava la cucina, il soggiorno ed i locali di servizio, quello superiore le camere da letto. I prospetti esterni erano talvolta intonacati a calce ed impreziositi da cornici e fregi che bordavano le finestre. Le dimore contadine erano chiamate catoi, cioè case interrate, poiché le loro pareti spesso venivano incassate nel terreno. L'abitazione era formata da un unico ambiente di modeste dimensioni, utilizzato sia per il giorno che per la notte. Tuttavia, di frequente, la costruzione aveva due piani. Quello inferiore adibito a deposito, ricovero di animali o bottega, quello superiore ad abitazione. Con l'avvento dei Normanni, nei primi decenni del secolo XI e con la istituzione della Contea di Squillace, Soverato dovette far parte di quel feudo, ancora una volta legata a quelle vicende come nel periodo ellenico e romano, e quindi nella signoria dei conti Gerardo e Anfuso, che Tancredi d'Altavilla chiamava suoi consanguinei. Nel 1194 Costanza, l'unica erede del reame fondato dai Normanni, sposò Enrico VI, figlio dell'imperatore Federico Barbarossa, e fu così che il regno di Sicilia passò alla casa Sveva. Durante la dominazione Sveva, quando il nuovo ordinamento feudale si era ormai instaurato con radici profonde in tutto il meridione d'Italia, probabilmente Soverato iniziò ad avere una certa autonomia. È da questo periodo, infatti, che si iniziano a trovare notizie sui feudatari che la ebbero in possesso, sul territorio e sulla vita del paese. Nel 1213 Federico II, succeduto alla madre Costanza sul trono di Palermo, concesse in feudo Soverato a Ferdinando Passalacqua. I Passalacqua pare fossero di origine normanna, venuti in Calabria al seguito del conte Ruggero, e quindi tra quelli che per favori d'armi ebbero feudi nel nuovo regno. Durante tutto il periodo della dominazione sveva, Soverato restò in feudo a quella famiglia.
durante il dominio angioino, la Calabria attraversò un periodo di disordine e cadde in un'oscura arretratezza. Incominciò ad imperversare il brigantaggio e la città e i paesi andarono spesso spopolandosi. Fino a quel tempo l'Italia meridionale era stata un ottimo terreno di trapianto. I greci vi avevano fondato la Magna Grecia. Gli arabi in Sicilia avevano istituito una delle loro più fiorenti stazioni europee. I normanni avevano potuto costruire uno stato tra i più organizzati d'Europa. Ed infine gli svevi avevano creato un regno che era forse il più civile di quel periodo. Ma con l'avvento dei francesi e poi degli spagnoli si verificò un decadimento generale in tutto il Mezzogiorno. I traffici già fiorenti nella città marinare si arrestarono, le industrie si bloccarono, l'economia subì una grave recessione, fino a ridursi a un tipo di economia chiusa di carattere curtense. E il regime feudale andò prendendo radici sempre più profonde. I francesi, usciti vittoriosi dalla lunga lotta per la conquista della corona di Sicilia, appena assunto il governo, ritennero opportuno spodestare i feudatari, che non si erano schierati dalla loro parte, e concedere i feudi ai loro seguaci. Soverato fu tolta e passa l'acqua, evidentemente perché di fazione avversa agli Angioini, e nel 1271 andò infeudata la famiglia dei Montfort. I Montfort erano venuti dalla Francia al seguito di Carlo I, del quale erano parenti. Il regno viveva in continua agitazione. La gravezza delle imposizioni fiscali, la prepotenza degli ufficiali francesi, la crudeltà della repressione avevano reso saturo di odio contro il regime angioino soprattutto l'ambiente siciliano, dove era ancora vivo il ricordo dello splendore della corte normanna e sveva, ed era profondo e diffuso lo sdegno per il trasferimento della capitale che Carlo I aveva voluto portare a Napoli, eleggendola a nuova sede della corte, anche perché più vicina alla Francia. Da tempo gli aragonesi che dominavano in Spagna tramavano per conquistare la Sardegna e la Sicilia. In quelle condizioni bastò una scintilla per far divampare l'incendio. E questa fu la rivolta detta del Vespro, scoppiata in Palermo nel 1282. I ribelli si rivolsero al re d'Aragona Giacomo II e nel 1292, fratello di Giacomo, re di Sicilia. Con la pace di Caltabellotta, nel 1302, fu raggiunto un compromesso. Federico venne riconosciuto re, non però con il titolo di re di Sicilia, ma di Trinacria. Alla sua morte, gli Angioini sarebbero ritornati in possesso dell'isola. Ma né Federico portò il titolo impostogli, né la Sicilia tornò agli Angioini. Per un secolo e mezzo l'isola rimase staccata dalle province continentali. Tutto il meridione fu scosso da interne contese, disordini e continue lotte per la successione. Tutti gli sforzi di Federico di Svevia, che aveva cercato di istituire un'organizzazione liberista, svanirono e il Mezzogiorno piombò in pieno feudalismo. Fu anche un susseguirsi di mutamenti nel possesso dei feudi a seconda delle contese dinastiche e quindi dei legami dei vari feudatari con gli Angioini o con gli Aragonesi. E forse fu proprio a causa di una di quelle contese che durante il periodo del regno di Carlo II, che va dal 1288 al 1309, il feudo di Soverato fu tolto ai Montfort e concesso dal duca di Calabria, Roberto, figlio di Carlo, che poi salirà al trono, a Giacomo Castrocucco. Un grosso e valido aiuto alla causa degli aragonesi fu dato dalla regina Giovanna II, che resse il trono dal 1414 al 1434 e che, non avendo figli, adottò Alfonso d'Aragona, designandolo pretendente alla corona nel 1421 e concedendogli il titolo di duca di Calabria, che come nel passato stava ad indicare il successore. Risale a quel periodo l'infeudamento di Soverato, seppure per un brevissimo tempo nella baronia di Mileto, che tolta dal dominio regio era stata concessa in feudo baronale a Ruggero di Lauria nel 1303. Ricaduta nella contea di Squillace, Soverato passò nel dominio della famiglia Marzano, a cui era stata concessa nel 1317 la contea da Roberto d'Angiò.
le vicende del reame continuarono ad essere assai intrigate. Nel 1423 era stata revocata l'adozione di Alfonso d'Aragona e nominato in sua vece Luigi III d'Angiò, che però moriva nel 1434. L'anno dopo moriva anche la regina Giovanna, che ormai legata alla casa d'Angiò aveva designato suo erede Renato d'Angiò, cugino di Luigi. Nelle lotte per la successione al trono, il conte di Squillace Giovanni Antonio Marzano si era schierato a favore di Alfonso d'Aragona, portando dalla sua parte parecchi feudatari e uomini d'armi, e in ricompensa, dai danni patiti nel seguire Alfonso, concesse a Guglielmo Passalacqua, che si era unito alla sua causa, il feudo di Soverato. I Passalacqua tornavano così nel possesso di Soverato. Alfonso d'Aragona, seppure estromesso, non aveva comunque rinunciato alla conquista del trono. E messo da parte l'Angiò, nel 1443 conquistava Napoli, istituendo così il dominio degli aragonesi. Fu il trionfo del vecchio baronato. Nel Parlamento del 1443, Alfonso, per assicurarsi la stabilità del trono e per far riconoscere come suo successore il figlio naturale Ferdinando, largheggiò in concessioni feudali verso i baroni. Appena morto nel 1458 non mancarono segni di rivolta. Egli lasciava la corona di Sicilia e d'Aragona al fratello Giovanni e quella di Napoli al figlio naturale Ferdinando o Ferrante. Sicilia e Napoli tornarono ad essere due regni. Ferdinando I d'Aragona si trovò subito a dover reprimere rivolte e di baroni e di villani. La più agguerrita fu quella capeggiata dal conte di Catanzaro, Antonio Centelles. Domata la rivolta, Ferdinando incamerò nei beni della corona i feudi dei ribelli e nel 1483 concesse al figlio secondogenito Federico il feudo di Squillace del Marzano con la terra di Soverato. Ma Soverato restò per pochissimi anni terra demaniale. A Ferdinando I successe sul trono di Napoli nel 1494 il figlio primogenito Alfonso II. Il nuovo re, dopo pochi giorni dall'incoronazione, maritava la figlia Sancia d'Aragona, di 17 anni, a Goffredo Borgia, di soli 13 anni, figlio di Papa Alessandro VI, e in dote le concedeva diverse città e terre, e tra queste anche il Principato di Squillace, con il titolo di principe. Goffredo Borgia, discendente della nobile famiglia originaria di Jativa presso Valencia, sposando Sancia d'Aragona, instaurò una vasta signoria in Calabria. Con Ferdinando III, che era re di Spagna, iniziò un radicale mutamento nella vita del Regno di Napoli, con l'affidamento del governo a viceré e con le alte cariche dello Stato in mano ai castigliani. Il vicereame durò per oltre due secoli, fino al 1707, sotto il dominio degli spagnoli e quindi degli austriaci sino al 1734, anno in cui il trono di Napoli passò ai Borboni. Lo Stato, bisognoso sempre più di denaro, iniziò a sminuzzare e a vendere il territorio del regno e la borghesia arricchita si affrettò a comprare terre. Alla fine del Cinquecento, baronie e titoli nobiliari si moltiplicarono enormemente. Anche il Principato di Squillace cominciò ben presto a verificarsi un primo sgretolamento di possedimenti che portò al distacco molte terre. Nei primi anni del nuovo secolo, nel territorio di Soverato fu costruito un monastero, oggi la località in comune di Petrizzi. A fondarlo nel 1510 fu un frate agostiniano, Francesco Marino, nativo di Zumpano, un paesino vicino Cosenza. Entrato giovane nell'ordine agostiniano, Francesco nel 1483 introdusse la riforma in diversi conventi. Nella sola Calabria, gli eremi della nuova regola pare furono 42. Il principale era quello di Soverato, dedicato alla Madonna della Pietà. Nel 1521 il convento, su commissione di Fra Zumpano, fu arricchito di una preziosa statua di marmo, opera del grande artista Antonello Cagini. Durante il terremoto del 1783 il convento subì gravi danni, ma la scultura si salvò e fu poi trasferita nella chiesa matrice del nuovo Soverato, l'attuale Soverato Superiore, dove è tuttora ubicata assieme a numerosi altri arredi sacri di un certo rilievo provenienti dalla chiesa del convento di Santa Maria della Pietà. L'area occupata dalla costruzione del convento era di palmi 331, oltre al chiostro,
Aveva una struttura rettangolare con la chiesa a croce latina. Sull'altare faceva bella mostra il gruppo marmoreo della Pietà. Quasi al centro del complesso vi era il campanile a pianta quadrangolare, che ancora oggi conserva il suo aspetto originario. Sui due lati esterni vi erano tre o forse quattro torri di guardia a forma quadrangolare. Nell'interno, lungo le mura perimetrali, vi erano ubicate le celle e il refettorio, e al centro il chiostro con nel mezzo una cisterna per raccogliere le acque piovane. Tuttavia, la struttura dell'edificio fa pensare ad una preesistenza medioevale, se non come è stato ipotizzato bizantina e basiliana. Santa Maria della Pietà di Soverato divenne quindi una sorta di casa madre degli Zumpani e sede del fondatore che vi morì, secondo il fiore, nel 1530. A suo favore iniziò una causa di canonizzazione e fin dall'istruzione di detta causa si prese l'abitudine di parlare di un beato zumpano, ma il tutto restò senza seguito nonostante che gli agostiniani tentassero di ravvivarla fino alla fine del secolo XIX. Nel 1517, per ritornare al corso della storia, il regno di Napoli passò nel dominio di Carlo V, che si ritrovò a capo di un vasto impero. Fu sotto il suo periodo, nella seconda metà del secolo XVI, che le coste calabresi furono nuovamente teatro di incursioni e scorrerie da parte dei pirati turchi ed algerini. E fu proprio a causa dei sempre più continui e maggiori pericoli che il viceré Don Pedro de Toledo pensò di edificare una serie di castelli e torri marittime su tutto il litorale del regno, disposte in ordine e a distanza tale da costituire una valida catena di posti di avvistamento e un efficiente sistema difensivo. Anche il promontorio di Soverato, dove sorgeva l'antico sito, fu scelto tra i luoghi ove edificare una torre. E pare che tra la fine del 500 e i primi del 600 fu realizzata la torre Cavallara di Santa Maria di Poliporto, oggi detta di Carlo V. Una serie di ammodernamenti hanno notevolmente mutato nel tempo quella che doveva essere la sua struttura originaria e oggi il maniero appare quasi come una costruzione moderna. Per tutto il secolo XVI Soverato restò in feudo alla famiglia Borgia. Dal 1447 al 1561 si verificò in Soverato un progressivo sviluppo. Da 85 fuochi, a metà del 1400, equivalenti a circa 425 abitanti, si passò a 90 nel 1545 e a 115 nel 1561, con una popolazione di quasi 600 abitanti, più che notevole per quel tempo, e superiore a tutti i paesi del circondario. Nel 1594 Soverato, insieme a tanti altri villaggi della costa, fu bersaglio di una violenta incursione turchesca, capitanata dal famigerato Bascià Cicala. Il 10 settembre attaccò Soverato, bruciando il paese e distruggendo il castello e costringendo molti abitanti a ritirarsi verso luoghi interni più sicuri. Una leggenda racconta che la campana della chiesa, mentre veniva trasportata per essere imbarcata su una delle galere turche, cadde nel letto del fiume Beltrame, quasi che non volesse abbandonare quel territorio. I suoi rintocchi furono sentiti per lungo tempo nelle notti. Gli uomini del Cicala razziarono in tutto il territorio, saccheggiando anche il monastero della Pietà. Si dice che i turchi, in grandissimo numero, vennero in questo monastero e, mossi da spirito diabolico, oltre il saccheggio di tutti i beni e mille altri danni, smantellarono il tumulo e l'altare in cui era posto proprio l'arca delle reliquie del beato Francesco da Zumpano. Altre incursioni turche, terremoti e pestilenze colpirono la vecchia Soverato e il paese andò sempre più spopolandosi. Le genti preferirono stabilirsi definitivamente nell'interno e Soverato si avviò verso un triste declino, che ridusse la popolazione a soli 22 fuochi nel 1679. A causa di un mutato tenore di vita, quasi tutta la nobiltà risiedeva a Napoli, dove faceva vita sfarzosa di corte. Furono numerosi i feudatari che accumularono ingenti debiti, e tale indebitamento fu una delle condizioni che favorirono la mercantilizzazione del feudo, e quindi, insieme ad una maggiore ripartizione dei possessi tra i membri delle stesse famiglie baronali, anche l'ascesa di nuovi gruppi di borghesia privilegiata.
Spesso le vendite vennero stipulate con il patto del riscatto, con la possibilità cioè di pagare il debito e rientrare nel possesso del feudo. Alcune volte fu ceduto perfino il solo ius luendi, cioè il diritto di riscatto. Tale sistema venne usato anche dai nuovi acquirenti. Mentre nelle epoche precedenti i feudi cambiarono signore per meriti d'arme o legami dinastici, nel 600 e dopo le terre furono semplici oggetti di scambi mercantili. Anche Soverato subì la stessa sorte. Dal 1607 al 1635 cambiò ben 7 intestatari e baroni, e addirittura il fratello di uno di essi, Cesare Loffredo, ottenne su Soverato il titolo di marchese. Il 10 aprile del 1607 il principe Borgia vendette ai fratelli Dezio, Ferdinando, Vitaliano e Orazio Scoglio la terra di Soverato col suo casale di Argusto per il prezzo di 13.000 ducati con il patto del riscatto. Gli Scoglio erano una famiglia di ricchi mercanti abitanti di Catanzaro, dove ebbero 2 palazzi e vari fondi rustici. A Pietro Borgia, morto il 10 giugno 1607, successe nel Principato di Squillace, ereditandone quindi i diritti e così anche quello del riscatto di Soverato. La figlia Anna, che aveva sposato Don Francesco Castigliano. Costoro nel 1610 cedettero ad Orazio Marincola il ius luendi, il diritto di riscatto, dagli Scoglio della baronia di Soverato ed Argusto per il prezzo di 17.000 ducati, riservandosi a loro volta di riscattarla direttamente. Nel 1613 il feudo di Soverato fu ereditato da Fabrizio Marincola a causa della morte del fratello Geronimo. Nell'anno 1625 la terra di Soverato con il suo casale di Argusto fu ceduto da Don Francesco Castigliano e Anna Borgia a Marcantonio Loffredo, principe di Maida. Nel 1627 e nel 1638 tremendi terremoti scossero la Calabria, causando quasi ovunque rovine e oltre 10.000 morti. Non si hanno però notizie sui danni subiti da Soverato. Nel marzo dell'anno 1629, Marcantonio Loffredo, dopo averle tenute in possesso per poco tempo, vendette con rincrescimento dei cittadini, che erano rimasti contenti della sua signoria, la terra di Soverato e il suo casale a Giovan Vincenzo Falco, della città di Monteleone, oggi Vibo Valentia, per il prezzo di 26.000 ducati. Salvatore Marincola, dopo aver comprato il feudo di Petrizzi, si stabilì con la sua famiglia in quella terra. Alcuni anni dopo, dallo stesso Vincenzo Falco, che era suo genero, acquistò anche la terra di Soverato con il suo casale di Argusto. Dal 1634 le terre di Petrizzi a Soverato furono in feudo ininterrottamente alla famiglia Marincola, ramo Petrizzi, fino alla eversione della feudalità avvenuta nel 1806. I Marincola erano originari della provincia di Aragona in Spagna e seguirono le sorti di quella dinastia in tutte le loro guerre in Italia. Per quella loro provenienza venivano anche indicati come Marincola di Aragona. In Soverato, Salvatore Marincola e i suoi eredi abitarono nel palazzo baronale di Soverato Vecchia, operandosi per incrementare la marina. I rapporti con la popolazione furono sempre buoni. L'ultimo feudatario fu Pietro Marincola, che nel 1803 aveva ereditato i feudi del padre Francesco Antonio. Dopo l'eversione della feudalità, alla casa Marincola restarono i titoli di duca di Petrizzi e barone di Soverato, ma anche vastissime tenute. La marina di Soverato, abbandonata dopo la distruzione ad opera degli arabi, tornò quindi a ripopolarsi verso la metà del 1600 e ricominciò a destare interesse. La popolazione però fu restia a spostarsi nella marina, sia per il timore delle incursioni turchesche e sia per l'insalubrità dell'aria. Va considerato inoltre che gli antichi soveratesi erano dediti soprattutto all'agricoltura e alla pastorizia. L'incremento della pesca avverrà ad opera di immigrati, soprattutto siciliani, che man mano si trasferirono a Soverato e costruirono le proprie abitazioni nella marina. Un grosso incremento dello sviluppo commerciale sarà dato in seguito nell'Ottocento dai commercianti amalfitani, salernitani e pugliesi che si trasferirono in Soverato. La Calabria, già nel passato molte volte colpita da terremoti, subì nel 1793 una serie di violentissime scosse telluriche che sconvolsero gran parte della regione.
Interi paesi furono rasi al suolo e tra questi anche Soverato. L'antico piccolo centro di Soverato Vecchia dovette essere abbandonato. I ruderi della vecchia Soverato, abbandonati, degradarono fino alle condizioni attuali. Entrando dalla porta di Monte, sul vertice sud-occidentale dell'abitato, troviamo i resti del vecchio trappeto, con una grossa colonna circolare al centro della stanza, imboccando poi il vicino vicoletto che sale fino in piazza, sul quale affacciavano i pochi palazzi gentilizi. Sorge a mezza costa il palazzo baronale, la cui struttura si eleva sulle abitazioni circostanti. Proseguendo la salita, giungiamo finalmente sulla piazza del paese, abituale luogo di incontro e sede delle adunanze politiche popolari. Sul lato sinistro spiccano i resti della chiesa matrice, con la sua grande parete inclinata ed un alto brandello di muro sopravvissuto al tempo. Percorrendo il crinale in questa direzione, tra due file di case, giungiamo ad una piccola costruzione chiamata Grotta dei Regnanti, caratteristica per le leggende tramandate dagli anziani, con la copertura avvolta in parte crollata. Ammantata di mistero rimane questa grotta dove si dice vi si riunivano i sette cavalieri di spada. Svoltando a destra della piazza saliamo invece sul punto più elevato dell'abitato, dove sventolano la chiesa di Santa Caterina, rimasta quasi intatta, con l'ingresso rivolto a monte verso Levante e la grande torre di avvistamento che controllava il mare, della quale restano pochi contrafforti. Soverato Vecchia, seppure distrutta, ebbe un solo morto su 303 abitanti, che contava a quel tempo. Ma il danno più grave fu che, per la seconda volta nella sua storia, Soverato fu costretta a ricominciare da capo. Nuovamente cancellato il paese dalla topografia del territorio, i soveratani iniziarono la seconda emigrazione e la terza costruzione del loro paese. La popolazione si ritirò su una collina sud-ovest, l'attuale Soverato Superiore, dove costruì le nuove case e la chiesa. Le prime costruzioni furono edificate nella località detta Petroso e Bianco. Nel 1785 il popolo, scampato al terremoto, inaugurò la nuova chiesa e nella navata laterale fu sistemata la statua della Pietà Gagginesca. Nella stessa chiesa si conserva anche un alto rilievo dell'Ecce Homo, il Cristo flagellato con nello sfondo gli strumenti della Passione, che si suppone anch'esso sia gagginesco. Un crocifisso ligneo con caratteri tipici del barocco calabrese e siciliano, un'acquasantiera di granito, una campana del 1789, un busto di vescovo, probabilmente di Sant'Agostino, e un misterioso basso rilievo che mostra dei corpi, forse di fanciulli, morsi da serpenti, con la data del 1760. Tutti questi arredi, o la gran parte, provenivano dal convento di Santa Maria della Pietà. Anche se si era iniziato a costruire nella marina, per il nuovo soverato si scelse ancora una zona dell'interno, su un'altura, sia per l'aria che era più salubre e anche per motivi di sicurezza, non essendo del tutto scomparso il pericolo di incursioni turchesche. La vita riprese nel nuovo paese faticosamente, ma furono anni duri. Nel 1819 Soverato fu colpita da un'epidemia pestilenziale. Intanto andava incrementandosi la marina che veniva indicata in Santa Maria di Soverato. Nel 1870 si diede inizio alla costruzione della linea ferroviaria Taranto-Reggio. La nuova via di comunicazione contribuì allo sviluppo del quartiere che ormai era sorto sul mare. Gli amministratori del tempo ben compresero quale sviluppo avrebbe avuto la zona a mare, e con delibera consiliare del 12 settembre 1881 decisero di trasferire la sede municipale da Soverato Superiore alla Marina. Il ciclo storico si concludeva, il paese ritornava sul luogo di origine e iniziava un nuovo corso. La Marina di Santa Maria di Soverato diventava la nuova Soverato. Questi consiglieri dimostrarono larghezza di veduta e tempestività di scelta, avendo primi fra tutti i paesi del circondario deliberato il ritorno del paese al mare. Fu un susseguirsi di conquiste verso mete sempre maggiori, sia demografiche che economiche. L'aspetto moderno della Marina di Soverato, della città di Soverato, non deve tradire, in quanto, pur non essendo dotata di testimonianze architettoniche perché distrutte dalle calamità, rimane un'ampia e ragguardevole testimonianza di un passato di storia antichissima su cui poggiare le sue ambizioni.